Buongiorno e benvenuti al Ricci Park Hotel in San Giorgio del Sannio, provincia di Benevento, dove sono lo chef patron. Oggi faremo la pizza margherita senza glutine. Ora vi faccio vedere gli ingredienti: la farina del mulino Caputo, l'acqua, il sale sciolto in acqua, il lievito di birra sciolto in acqua, l'olio extravergine da aggiungere nell'impasto, il pomodoro, la mozzarella e il basilico appena raccolto. Passiamo all'impasto. L'importante è sempre setacciare la farina, mettere in una ciotola, aggiungere l'acqua e iniziare l'impasto. In confronto a una farina tradizionale che l'impasto si fa sull'aspiratore facendo la fontana, il senza glutine, non avendo la maglia glutinica, va fatto nella ciotola perché altrimenti non si riuscirebbe a tenerlo compatto insieme. A questo punto dell'impasto, che ha iniziato ad assorbirsi il primo liquido dell'acqua, si aggiunge l'olio extravergine e si continua sempre leggermente a girarlo. Una volta che è ben tirato, si ci fa incorporare il lievito di birra già sciolto. L'impasto è pronto, omogeneo, e si passa all'impastatura sulla spianatoia. Si inizia a lavorarlo. Quello che è importante è tenersi sempre le mani pulite, che purtroppo il senza glutine ha il potere di attaccarsi. Inizia a prendere la sua forma di impasto e ora bisogna estruderlo e lavorarlo bene per poter passare alla preparazione delle pagnottelle. Bisogna fargli assimilare tutta la farina sul banco. Nel momento in cui si riesce a lavorarla e non ne attacca più al banco, l'impasto è pronto. Si passa alla spezzatura della pasta, alla pesatura, i 300 grammi, e lavorarla e stringerla sempre all'interno per lasciare la cupoletta tonda. Viene messa in pellicola, in questo modo si chiude e si lascia in frigorifero per almeno 12-14 ore. Lievitata delle 18-20 ore questa pallina qua, ma anche in più va bene uguale. Si inizia a leggermente a dare la forma rotonda. Il tempo di preparazione è molto più lungo, bisogna andare piano piano, molto delicato. Si passa alla farcitura con il sammarzano, la mozzarella, il basilico, l'olio extravergine e via per il forno. Ecco qua la nostra pizza cotta. Voilà. La pizza senza glutine. Signori, buon appetito!